I modelli prevedono 35-40 nodi, probabilmente nei groppi ce ne saranno più 45-55, quindi saranno delle ore difficili sicuramente nella notte tra lunedì e martedì, però non si può far molto, anche perché dietro questa depressione ce n'è un'altra, quindi anche l'ipotesi di ritardare la partenza era insomma molto difficile, no? Perché avremmo dovuto ritardarla di una settimana o 10 giorni, quindi gli organizzatori sono tranquilli e noi anche. Sì, credo che sia già una fortuna avere queste 30 ore prima del cattivo tempo, che permettono di ambientarci di nuovo alla barca, ai ritmi, e preparare tutto con calma e non dover già uscire dal porto con la cerata tra le onde, no? Diciamo che questo è un vantaggio, e comunque un po' di tempo con una depressione così non la prendiamo, meglio non prenderla, però che ci tocca, nella nostra vita le abbiamo già viste, e quando sei giovane, anzi hai voglia di entrarci, vedere cosa succede, adesso l'abbiamo visto diverse volte, se si può evitare preferiamo, però ci tocca. Sicuramente nel marasma del vento l'importante è pensare a tenere la barca in un pezzo, non far danni, anche se si perde qualche miglio, non ha importanza, perché la regata è lunga, sicuramente non si gioca nelle prime fasi, però se fai dei danni la comprometti seriamente, credo. Questa sia la filosofia giusta di affrontare le prime due depressioni. Secondo la depressione, secondo me inizieremo a sentirla intorno al 23-24, però appunto è molto in là, quindi vedremo sul momento come fare, dove saremo, eccetera. I modelli per ora prevedono anche lì una bella botta di vento intorno ai 40 nodi nella parte di, diciamo, avant fronte freddo, però appunto è tutto da vedere, manca ancora tanto tempo, le previsioni non sono così precise.